Bentornati a tutti a Focus Europa. Anche questa settimana partiamo dalla crisi tra Unione Europea e Grecia, la crisi finanziaria che sta mettendo a rischio anche tutta la zona euro. Ci colleghiamo subito con Bruxelles, con Marco Zatterin della Stampa, partendo proprio dalla zona euro e da quanto sta succedendo sui mercati orientali. Riesce a tenere l'euro in condizioni così critiche? Quanto sta accadendo sui mercati internazionali dimostra, sebbene questo sia un pensiero che farà sorridere parecchi euroscettici, dimostra che l'euro è una moneta che dà stabilità. E questo perché dopo la crisi scoppiata nel 2007 in America e trasferitasi in Europa nel 2008, il cantiere dell'Unione Europea è sempre stato in grande attività e sono state prese delle decisioni e disegnati degli strumenti che rendono l'Unione Europea molto più forte. L'ultima cosa che si può ricordare è l'Unione Bancaria, che consente di avere un maggiore controllo sugli istituti di credito ed evitare che siano suscettibili a tracolli immediati dovuti a situazioni di mercato. Oltre a questo sono stati creati strumenti di liquidità per intervenire sui mercati del debito sovrano, cioè dei titoli pubblici, e si è cercato un attimo di controllare meglio le borse. Quindi, nel momento in cui c'è una tempesta fuori dall'Eurozona, chi è dentro l'Eurozona è più protetto di quanto non lo sarebbe stato 10 anni fa. Quindi, se c'è una tempesta, è meglio essere dentro l'euro che fuori. Marco, adesso a prescindere da come è andato a finire questo lunghissimo negoziato tra Unione Europea e Grecia, è la prima volta che il raggiungimento di un compromesso è veramente stato così faticoso e difficile. Qual è la posizione che secondo te è stata più intransigente? Non c'è nessuno che sia innocente in questa storia, perché, come per esempio capita nelle coppie, dopo anni di litigi si finisce per separarsi per colpa della tazzina di caffè rotta. E questo è quello che si vede in Europa in questo momento. C'è un euroscetticismo montante, c'è un disagio nelle istituzioni europee per la mancanza di una vera leadership politica. E c'è comunque vada una fase di stallo nella fiducia del processo di integrazione. E tutto questo è dovuto al fatto che principalmente la crisi ha colpito duro e le soluzioni sono arrivate lentamente. L'Europa ha avuto senza dubbio delle responsabilità, ma per molti queste non sono sufficienti per distruggere l'intero castello. Per altri invece è proprio quello che bisogna fare, bisogna distruggere l'Europa, che è la patria di ogni austerità. In questo clima il caso greco, che è relativamente piccolo, si è tirato per le lunghe proprio perché è stato cavalcato da chi vuole più rigore e da chi ne vuole meno, e che sono i due estremi di un'Europa che fatica a trovare l'armonia che servirebbe per essere tutti quanti più felici e più prosperi.